Diciamo che l'acquisto di Arnautovic lo vedo con tutto rispetto, senza offesa per nessuno, calcisticamente parlando, niente di personale, come un atto di disperazione dell'Inter proprio perché non c'erano proprio le condizioni per prendere né i Taremi né i Morata né poi magari spero di essere smentito negli ultimi 15 giorni di mercato, 14, ma ho i miei dubbi, anche perché già si vocifera che siamo a posto così e già si vocifera, già le voci si stanno moltiplicando che esce Correa in caso entra Sanchez e sarebbe un grande upgrade, ragazzi, io ve lo dico. Tanto dobbiamo fare un instant team per rimanere competitivi. Uscisse il ballerino e entrasse Sanchez. A questo punto, poi dopo, va bene, qualcuno dirà si porta le bocce come al bocciodromo dove ci sono i pensionati, ma non è un problema. Bisogna sopravvivere fino a quando non tela. E non manca molto perché il frontale economico si avvicina sempre di più. Il frontale economico si avvicina sempre di più. Oh, anche perché poi dopo stanno incominciando a calpestare un po' l'identità di tutti i tifosi interisti. Anche perché, cari ragazzi, prima di parlare di Arnautovic, di spendere due parole su Marco Arnautovic, a cui rinnovo ancora il bentornato, non il benvenuto. Qui si parla di principi morali, si parla di etica e quindi sembra, parla Riccitello e comunque ha a che fare con i Pozzo, no? Riccitello dice che il padre di Samardžić aveva accettato tutte le condizioni pattuite all'inizio, quindi praticamente si era messo un po' a 90 con l'Inter e l'Inter poi per principio ha lasciato andare il ragazzo. Ora io vi dico, non facciamo diventare uno scarpone Samardžić come fanno a Telecina che ora le diranno di tutti i colori. Samardžić è un grandissimo giocatore ed è un grande talento. Anzi, quelli di Telecina se avessero un po' di dignità dovrebbero chiedere scusa a tutti gli utenti, magari voi siete anche quelli che gli fate gli abbonamenti per gli permettete di fare la spesa che vi offendeva quando in maniera educata perché vi hanno mandato della documentazione quando in maniera educata chiedavate solo ma magari salta cialtroni intertristi ve ne hanno dette di tutti i colori e dopo l'ennesima perla Zhang ordina Balogan Turkish Airlines è arrivata un'altra perla da mettere nella chiavetta che Samardžić era blindato, infatti l'abbiamo visto. Quindi abbiate almeno un minimo di dignità e chiedete scusa ai tifosi dell'Inter. Perché voi siete i primi che speculate ed illudete i tifosi dell'Inter, perché gli avete raccontato, gli avete paventato un mondo virtuale che non esiste. Purtroppo qualcuno lo ha fatto anche a pagamento. Se te mi parli di etica, di principio, di morale. Come mai per Brozovic allora pattuisci 24 milioni e ti tiri giù le mutande a 18? C'è qualcosa che non mi torna. Falla fino in fondo l'etica e la morale, capito? Parliamo di principi, di etica e di morale. Come mai Højbjerg pattuisci 24 e poi dopo lo scegli a 18? Visto che noi siamo intransigenti. Come mai? Come mai mi parli di etica, di moralità e mi porti Cuadrado? Come mai?
solo quando fa comodo a te mi parli di etica e di morale, eh? Anche questa è una supercazzola che ormai non funziona più. Dovete imparare a dire la verità ai tifosi dell'Inter, perché la gente è stufa, è stanca di questa situazione qui. Avete stancato. Non siamo alla Juve qui, qui siamo all'Inter. Quindi Arnautovic, ripeto, fino a luglio 2023, quindi fino a 2 mesi fa, perché hanno provato a contraddirmi anche su questo, quando ci sono le certificazioni di quello che Dio. Non camminava nemmeno, aveva un grande problema al piede, non riusciva a camminare fino a luglio 2023. Ora sembra che sia guarito, è un giocatore di 35 anni, vedremo. Che tenuta fisica e ha, qualcuno dice non è andato a non è andato a raccoglierlo nessuno perché è un acquisto triste, ragazzi, è comunque un giocatore dell'Inter e va sostenuto. Lui gli hanno offerto 3 milioni a 35 anni, cosa doveva fare? Lo chiama l'Inter, lui ci viene. Siamo sempre lì. Cosa ti incazzi con Cuadrado? Se ti devi incazzare con chi te l'ha portato Cuadrado, non con Cuadrado che a 36 anni strappa 3 milioni all'anno. Tra l'altro, occhio a Cuadrado, fateci caso, è entrato sempre nell'ultima mezz'ora. Non è mai partito titolare. Quindi il gioco di Cuadrado qual è? Gente che parla di Cuadrado titolare. Il gioco di Cuadrado è o salta l'uomo e la rossa in mezzo, ma se perde palla si ferma e non ritorna mai indietro, non ricorre mai l'avversario. E questo è il gioco di Cuadrado. Perché qualcuno già si sta eccitando con il 17 della Juve. Aspetta prima di eccitarti del 17 della Juve. Ti do un consiglio, aspetta, guarda come gioca, guarda come viene impiegato. Arnautovic tecnicamente è forte, come puoi giocare? Un po' alla Dzeko, negli spazi stretti, è forte, veloce di testa, tatticamente è un giocatore intelligente, carattere particolare, tanta personalità, ottimo fisico, bisogna vedere se tieni, se reggi. Come lo puoi sfruttare? Secondo me, l'ho già detto, con Arnautovic puoi sfruttare tantissimo gli inserimenti dei centrocampisti. È un attaccante di 35 anni, ragazzi, l'Inter... Io non sono meravigliato, l'Inter ad oggi è questo che le si può permettere. Il problema è che c'è troppa gente che prende in giro, che illude i tifosi dell'Inter, a partire dall'inizio della piramide, a tutti quei proclami che poi non sono mai stati rispettati. Il problema è quello. Dovrebbero parlare chiaro i tifosi dell'Inter, anche perché questi sono dei movimenti, sono tutti pagherò, rimandati, sono tutti impegni finanziari che lui non manterrà nemmeno. Chi entrerà dopo li prenderà lui in carico questi impegni finanziari. Stanno cercando di lasciare una squadra competitiva per i primi 4 posti. Parliamoci chiaro, ragazzi. Parliamoci sinceramente, non vi fate film che non esistono perché poi vi svegliate tutti sudati. Ora manca il braccetto. Occhio con il braccetto, perché Carlos Augusto, te lo ricordi Inzaghi quando giocava con Radu? Gli faceva fare il braccetto, il romeno. Giusto? E di là non mi ricordo chi c'era, Lazzari, chi c'era? Carlos Augusto può fare anche il braccetto. Non vorrei che in difesa non prendessero più nessuno, perché tanto soldi non ci sono. Idee o peschi Udinese, Torino, Atalanta, dagli amici di Marotta praticamente puoi fare mercato, da Carnevali, dai Pozzo che sono amici di Marotta. C'è da dire anche una cosa, l'Udinese ci è rimasta malissimo, però ragazzi, a me piace Samardžić. Però se il ragazzo è forte, non avrete problemi a venderlo da un'altra parte, no? Ora, però, non lo facciamo diventare uno scarpone perché Samardžić era comunque è un grandissimo talento e io ci sono rimasto male, ma non ci ho fatto mai la bocca e ho le prove. Ci sono i ragazzi della chat, degli esonerati. Non ci ho fatto mai la bocca, l'ho sempre detto, guarda, è per me santa. Ora, però, chi ha illuso i tifosi dell'Inter si prendesse le sue responsabilità e chiedesse scusa per tutte le cazzate che gli hanno sparato. Quindi, se. A Carlos Augusto gli fanno fare il braccetto. Lazzaro, che con Juric ha imparato molto bene la fase difensiva, può giocare sia a destra che a sinistra. Lazzaro, detto Moscio Vileda, prima, appena arrivò all'Inter. Io a Cairo, visto che ce l'ha rimandato indietro Lazzaro, che lo poteva riscattare a 6 milioni e mezzo, e ha venduto Singo a 10 milioni, io a Cairo gli farei così ora. Tieni, Cairo, lo tengo come nano dal giardino. Ora io, Lazzaro, e non te lo do. Perché se questi non prendono un difensore ci fa comodo a noi, Lazzaro, perché hai comunque 4 esterni,
con lui avresti 4 stelle se Carlos Augusto lo spostano braccetto di sinistra, perché secondo me Inzaghi lo impiegherà come braccetto di sinistra. Sensi sembra che rimanga, ma servirebbe anche un altro centrocampista. Quindi vediamo cosa ci porta Babbo Natale da qui alla fine di questo mercato. E ad oggi, parliamoci sinceramente, ad oggi la squadra è peggio di quella dell'anno scorso. Bisogna essere chiari, ragazzi. Non fatevi film. Ad oggi questa squadra, poi sicuramente mancano 14 giorni, mancano 15 giorni, la miglioreranno. Ad oggi sei migliorato un po' sulle fasce, centrocampo ottimo, ma l'attacco non mi convince per nulla, anche se aspetterei a giudicare Thuram. La difesa, secondo me, è il peggior reparto che ha l'Inter quest'anno. Nel complesso, questa squadra è peggio di quella dell'anno scorso. Se poi ti vuoi far prendere per il culo, soprattutto a pagamento, c'è Telecina, oppure basta ascoltare quelli lassù al vertice. Ciao Inter.